Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ci troviamo in Trentino, sulle Dolomiti e più precisamente all'Alpe Cermis. Avremo tre tappe da fare, due con una telecabina e una con la seggiovia. Per raggiungere Rifugio Paion, che è a 2250 metri, a quel punto una passeggiata di circa un'oretta per arrivare a Lago Bombadel. Quindi adesso partiamo in questa avventura e poi decolliamo con Mavic Air 2. Ok ragazzi, il volo con il Mavic Air 2 qua all'Alpe Cermis al lago Bombadel è finito ragazzi, drone pazzesco qua ragazzi, siamo comunque ad un'altezza di 2250 metri circa, quindi tanta roba, lui impeccabile, pazzesco, sicuramente anche all'altezza in cui è andato c'era una temperatura bassa e non ha fatto la minima pecca. C'era un po' d'aria, non tanta, ma sicuramente in alto c'era. Non è mai uscito neanche un avviso di vento. Ragazzi, pazzesco, drone incredibile. Dopo che avevo risolto il problema della resistenza al vento rifacendo l'aggiornamento, come avete visto nel video passato, adesso è ritornato ad essere il Mavic che era all'inizio. Quindi un drone incredibile. Incredibile soprattutto se bisogna volare in location tipo queste. Perché comunque in location tipo queste, dove si è ad altezze veramente importanti, con temperature che comunque anche d'estate ci sono correnti d'aria abbastanza fresche, questo diventa il drone ideale, soprattutto perché
poi non è pesante da trasportare, cioè incredibile. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questa avventura, dove anche la piccola Sara si è camminata in mezzo alle rocce per arrivare a questo lago e far volare il mio drone, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tour, una novità. Ciao! Yeah.